Ciao a tutti, sono Duetfolle e oggi parlo di Delta Force Black Hawk Down. Spara tutto vecchio come il buco, perché è uscito nel 2003 e lo sto provando appunto perché, oltre a non avere niente da fare, è un altro gioco che ha fatto la mia infanzia, quindi ci tengo a mostrarvelo. È tutto in italiano perché è uscito dalla FX Interactive, che l'ha tradotto completamente sia audio che testi, perché sul mercato si trovava solamente in inglese, infatti non capivo una mazza di quello che succedeva. Dunque, saremo portati a gestire varie missioni all'interno della campagna ONU Restore Hope, creata con la guerra civile in Somalia, per tentare di riappacificare la situazione. Ovviamente l'intera campagna è ricordata per l'avvenimento del cosiddetto Black Hawk Down, ossia dei due elicotteri che vennero abbattuti durante un raid di cattura del signore della guerra locale, a cui ci hanno fatto anche un film che sicuramente qualcuno di voi ha visto, e gli hanno intitolato anche appunto questo gioco, che andiamo a vedere subito con alcune missioni. Io direi di fare razzia sul fiume, dato che è una delle più carine. Possiamo gestirci l'equipaggiamento, ovviamente a volte limitato, per esempio adesso no, come potete vedere. Queste sono tutte le armi principali che abbiamo, e direi di andare di M16 con 203 annesso. Ovviamente la nostra beretta e un AT4. Il nostro obiettivo è effettuare un raid in un villaggio nel quale potrebbe esserci un grosso carico di armi, come potete leggere. La grafica è quello che è, un gioco del 2003, e quindi è come sparare sulla Croce Rossa nei nostri tempi. Però devo dire che ha avuto successo come gioco, secondo me ha venduto molto, anche perché poi portarono gli sviluppatori a fare, oltre al di Delta Force, anche vari DLC. Oddio, questa è la nostra squadra, ecco appunto, questo è il nostro mirino. Abbiamo un'abilità in basso a sinistra, cioè in basso a sinistra sopra l'arma, la cosiddetta vita verde, vita gialla, vita rossa, come la chiamava da piccolo il mio cugino, perché ci giocavamo insieme. Ovviamente potremmo resistere un massimo di 6 colpi e i nemici moriranno con un colpo singolo. Ci stanno già sparando, come potete vedere. Ops, credo di aver ammazzato un civile. Abbiamo la minimappa sulla destra con cosiddetto la freccia che ci indica dove andare. Come si faceva a cambiare modalità di fuoco? No. Vabbè, ci terremo la modalità di fuoco a 3. Questo è un civile che mi tira i sassi, giustamente. E no, quello miliziano. Ancora un miliziano. Quello era un civile. Se uccidiamo più di 3 civili la missione fallirà. Quindi io sono già 2, devo fare attenzione. Assicura nel magazzino ed elimina i nemici presenti. Divincoliamoci tra le baraccopoli. Là c'è una jeep. Tutto libero. Quella è sulla minimappa, sono le mitragliatrici pesanti. Oh cavolo, chi è? Ah, era lui. È lui, è sinistra. C'è un altro, vedo il suo K. Ovviamente se speriamo al mani, mi sa che non ce la farà più. I miei stanno sparando contro la baracca. Intelligenza artificiale 2003 proprio. Dicevo, quelle sono le mitragliatrici pesanti, le più potenti che il nemico. Oltre all'RPG, perché l'RPG manca il primo colpo per farsi vedere, il secondo colpo non ti manca e ti prende in pieno. Fuoco di copertura in arrivo. Col tasto Shift possiamo salire su eventuali magliette o veicoli, potete vedere sia sull'elicottero sia qui. Quindi eliminiamo i nemici in arrivo, quelli sono civili. Sto registrando con Fraps, quindi il video peserà tantissimo. Ecco perché sto andando di fretta. Come sapete, Fraps registra un giga al secondo, tipo. Qua me lo ricordo, facciamo una cosa. E fuochi d'artificio siano. No, questa era tutta. Questa
quella beretta, però sparo lo stesso, quindi lo usiamo. L'arma principale è il tasto 3, giusto? E il tasto per la... Non mi ricordo come si spara con il lanciagranate. Poco male. Ci stanno sparando dietro al culo, ragazzi. Che non lo vedo. Ah, con F5 c'erano i salvataggi rapidi che useremo. Oddio, sono in mezzo fuoco. Come avanzava quello? Che cavolo è che sta sparando? Ma lo somalo maledetto. Non è che sono razzista nei confronti dei somali, è che visto le circostanze. Vai, attacco. Non mi ricordo come si equipaggiava il lanciagranate. Granata fumogena, lanciamola, magari fa qualcosa. Una luce? No, non vedo una fava. Illuminiamoci con l'arma. Ho sempre fatto così e così farò. Stiamo cercando informazioni. Ricevuto, queste sono le munizioni e la vita, ossia blu munizioni e verde la vita, che ci ristabilisce. E questi sono i documenti. Comando, ho trovato dei documenti che confermano una seconda spedizione di armi in un altro villaggio chiamato Deca. Victor 3 è pronto a muoversi, se autorizzato. Affermativo. Siamo in attesa di ordini, Victor 3. Victor 3, abbiamo un camion. Quello cattivo o no? Sì. Raggiungete immediatamente sì. Il retro del magazzino. Vi incontrerete di nuovo con Victor 2. Oddio, questo pezzo è terribile. Ricevuto, comando. Soprattutto andiamo se subito. Non sono ricordo. Un altro deposito okay, segreto di armi a sud-est di qui. Hack, tu vieni con me. Mother, tu e Preacher restate indietro e difendete queste armi. La centrale tattica. Ok, ho trovato il tasto per la semiautomatica. Ecco il camion, tutti a bordo. Le granate. Questo pezzo è terribile. Io mi ricordo che da piccolo lo facevo così. Tutto a sinistra, basso basso, perché voleranno proiettili da tutte le parti. Adesso sali. Sali. Conosciate la strada. Da qui a Malaga è praticamente dritta. Sì. Andate. Comando, qui Victor 3, siamo diretti verso Deca. Tempo d'arrivo previsto per la squadra 2. Mamma mia, questo coso qua non si muove, non riusciamo a... Ricevuto, comando. Quello è la calibro 50. Quello è la calibro 50. L'ho preso. Ho i traumi a sentire quel rumore. Peccato, volevo portarvi le tre missioni primarie, però appunto registrando con i fraps sarà pesantissimo. No, l'ho mancata. L'ho rimancata, però è morto il coso. Olè, presa. Sono troppo forte. Che succede? Oddio, è vero. È vero. Lo temevo. Perché ci siamo fermati qui? È un campo minato tra noi. Terreno. Temo che non ci sia altra scelta. Avanzate con cautela. Cazzo. Salviamo. Ora, il campo minato non lo capimmo subito. Ora posso dire dopo esperienza che i colpi... Victor 3, qui Victor 2. Mi sto avvicinando alla zona di atterraggio. Ricevuto. Le mine sono nei paletti subito. Rossi, perciò noi basta che camminiamo intorno ai paletti bianchi, saltiamo a caso. E dovremmo evitare il nostro accidentale scoppio su una mina bellica. Sì, sembro demente, ma è tutta sicurezza. Ok, superato. Superato per andare in pasto ai coccodrilli. Già, come sapete, in Somalia pare ci siano i coccodrilli. E saranno il nostro problema. Ostacolo ulteriore. Quello è il nostro Black Hawk che torna alla base. E quelli sono i nostri coccodrilli pronti a mangiarci. Dai, vieni. Già sta sparando lui. La testa di vuota di Min. Facciamo una cosa stealth. Sono coccodrilli. Ok, ci sono diventato. Si sarebbe sparato coccodrilli. Non sono mai stato mangiato da un coccodrillo in questa fase e non vorrei iniziare ora.
Cavolo, se li sento vicini. Tanto sono sicuro che prima mangeranno il mio amico, quindi posso correre. Quello è il nostro secondo... Tieni asciutto il fucile, o rischi che faccia cilecca sul più bello. È il nostro secondo... Grazie per il consiglio. Già, c'è qualcosa che si muove tra l'erba in riva al fiume. Gli è sparato... No! No, 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 sono cascato. Corri, 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 nuota veloce, nuota veloce. Nuota veloce. Guarda come nota il demente. Ok, posso, direi comando, che possiamo iniziare l'assalto. Ricevuto Victor 3, coordinate l'assalto direttamente con Victor 2, chiudo. Ascoltatemi bene ragazzi, questo è il piano. Dobbiamo conquistare la città e le banchine. Victor 2, voi entrerete in città dal lato meridionale, quindi vi spingerete a nord fino alle credo banchine. Ci stiamo portando dietro i coccodrilli, ma fa nulla. E conquisteremo le banchine a ovest. Tutto bella chiaro? La tua pace. Allora andiamo. Bandiera USA in vista. Andiamo, andiamo. C'era anche la terza persona. No, no, quello è il tasto per sparare. Stavo maneggiando sulla tastiera, ma è meglio stare fermi. Io mi ricordo una terza persona, però. Ok, questa è la terza persona, tutti cattivoni. Sparate. Che brutto che sei. È bello quando fanno la danza del ventre quando muoiono. Ecco la danza del ventre. Via, via, via! 30 secondi al bersaglio. Sta attento dove vai. Ah, vita gialla. Cavolo, cavolo, dietro, dietro ragazzi, dietro. Di sinistra a destra. Ci stanno supportando con una minigun e mi stanno quasi ammazzando. Tra poco siamo a vita rossa. La più grave che potessi avere. Cosa dobbiamo fare? Liberare le aree dei nemici, ma soprattutto fare esplodere la barca che ha dentro diverse cariche di armi e uno smizzo. Comando, qui Victor 3, secondo bersaglio bonificato. Richiedo l'intervento di una pattuglia di sorveglianza. Ole, dovrebbe concludersi qua la missione. Victor 3 a comando, la barca di Aidid è andata. Aidid. Ottimo lavoro, Victor 3. Torna alla base a fare rapporto e a rilassarti un po'. Dai, siamo andati di fretta, la seconda ve la faccio vedere. Sì, sì, non ne frega nulla. Distruzione programmata no, perché è troppo lunga. Anche se anche questa. Facciamo questa marca, vai. Qui mi sembra che abbiamo tutte le armi disponibili. Direi di fare un Car 15, l'antenato del nostro M4 preferito. Cioè, è la mia arma preferita, l'M4. Dai, questa è un pochino più veloce. Avanti ragazzi, caricate le armi a bordo. Dobbiamo proteggere un convoglio che si è fermato fuori città per un guasto. Comando, qui testa del convoglio, stiamo partendo. Ricevuto, testa del convoglio, teneteci informati. Perché quell'Hunter non è armato? Ascoltatemi bene, squadra. Vabbè, mancheranno i fondi. Uno dei camion di aiuti umanitari diretto a Quarry ha subito un guasto ed è sotto il fuoco nemico. Tra l'altro queste sono operazioni vere, mi sembra, che hanno fatto davvero durante la campagna in Somalia. C'è il guasto, il raid, tutte le altre missioni che arriveranno. Sono successe davvero. Il blocco motore dei camion del convoglio. E quando i mezzi si fermano per le riparazioni, il cibo e le medicine vengono rubati. Siete autorizzati a sparare su qualsiasi nemico armato. Ricevuto, comando. Elementi ostili di fronte a noi. Eliminateli! Altri elementi ostili in avvicinamento! Mi stanno sparando addosso! Teneteli a bada con la mitragliatrice! Ok, sì, iniziano le danze. Oh, sì. Che bel suono che fa. Contatto a destra! No, quello è qua, qui. Scusato. Siamo circondati. Dai, che vuole un RPG? Scusa, ma
sei davanti a lui. Se non lo facevo ci prendeva. Perché sono preparato per sbagliare il primo colpo. Il secondo se lo sparo, prendono. Già ma non solo uno a sparare. Dai, così già perché mi sto cogliendo il primo. Mamma mia, vita rossa. Dai, non ho rifatto quella là, devo rifare questa. Di qua ci sono due veicoli, ecco qui. Sì, la prima volta, non voglio. Preparatevi a stabilire un perimetro difensivo. Squadra 1, restate alla mitragliatrice per ora. Tempo previsto per le espansioni. Ma che cosa? Signore, quando c'era Delta Force, mamma mia. Male. Un paio di minuti e tornerà come nuovo. Poi lo vedo RPG. Un altro mezzo armato! Eliminateli! Non penso che ci prenda. Mezzi armati dal perimetro! I buoni sono tutti parcheggiati qui. Se vedete un nemico in movimento... Peccato che non abbia nessuno a d'artiglio da parte noi. Mettetevi in fila, no, che cavolo. Avvicinamento sulla mia destra. Mi stanno sparando addosso, se non li tenete a mano non riusciamo mai a riparare il camion. Ok, girerò che ci mandino degli elicotteri. Comando, qui è la testa del convoglio. Siamo sotto fuoco intenso. Richiediamo supporto aereo, passo. Ricevuto, testa del convoglio. Lei comunque è già... Ah, state sparando da fuori. Anche se sono rimasto uno. Ho avvistato dei veicoli di comando nemici in una valle nei pressi della vostra posizione. Abbiamo sfoltito lì la massa. Scendete dall'Anvi e proseguite a piedi. Ok, ricevuto Golf 3. Coach, lascia l'Anvi e raggiunge il prossimo punto. Mi di servirò per la vita. Ci sono dei veicoli di comando nemici laggiù. Che non c'è, quindi salviamo per evitare di rifare tutta l'altra fila, dato che sto registrando con Fraps. Questo non ha lanciagranate, purtroppo. Vabbè, me ne farò una ragione. Che poi, se avete notato, sparava granate rosse. Mi sono sempre chiesto perché mai un coso così dovrebbe sparare delle piccole... A che punto siamo con le riparazioni? Noccioline rosse. Tutto che fatto, poi signore, esplodevano in un tutti mix infernale. Golf 3, puoi prelevare la squadra 1? Noi dobbiamo andare a recuperare l'affermativo. C'è la zona d'atterraggio. Squadra 1, no, questo è ben otto, ma... Andate pure. Ok, ce ne andiamo prima. La foto dei barili è esatto. Facciamo avanzare i nostri ranger. Ti vedo, comincio a scendere. Qua ci sono due fazioni, Ranger e Delta Force. Forse ora siamo un Delta Force, a giudicare dai guanti. Però non vorrei dire cazzate. Mi sa che siamo comunque sempre Ranger. Lì c'è la vita, corriamo a prenderla. E adesso saliamo su Black Hawk per sportare cibo con la mitragliatrice Gatling. Sì, sto facendo delle battute di merda. Vai normale, mi sto calando nella parte americana che fa missione di pace con un Black Hawk, due minigun e un Humvee con una calibro 50 sopra il tettuccio. Ricevuto, testa del convoglio, andiamo subito. Facendo attenzione a non colpire i veicoli alleati. È stato un incidente prima. Adesso ci pagano un tour aereo della zona. Questa mitragliatrice è devastante dell'Anvi, della calibro 50. Qua è stata tradotta con mitraglietta, ma anche io avrei chiamato raggio della morte ai tempi. Sì, era un RPG, anche quello rosso. Ma vabbè. Ricevuto,
30 colpo secondi vuoto. Avversario. Che spettacolo. Il convoglio si è messo in marcia. Oh, sto sparando sul cambio. Errore mio, perdono. Pardon. Manca dei mitraglieri da prima. Un po' sono scesi, eh. Quindi non è che li ha sparati a tutti. Ah, ok, diciamo che il convoglio non è protetto. Ops. Ops. Devo mancare uno, non tutte e tre, a far nulla. Si sparano addosso con armi di piccolo calibro. C'è un cazzo. Cazzo, piccolo calibro. Fuoco di copertura in arrivo. Perché ha detto degli RPG che tentano di tirarci giù? Dov'è? Ah, sì. Siamo alla rotta per effettuare un altro passaggio. Fuori. Veicolo nemico a ore 12. Se lo allontini un po' a destra lo prendo. Incastrate uno over nell'altro. Quello mi sembra sia un bersaglio, quindi anche quello è un bersaglio. Che non l'ho preso. Ah. Munici in avvicinamento da destra! Ah, ok, il mitragliere c'è. Anche se non l'ho visto Randy, quest'angolo prima, dove arriva? Ecco, qui. Dove cavolo guardava questo? Ciao! Buon passaggio, fra. Questo... Ok, si è svegliato finalmente. No, troppo veloce. Bravo. Notati pezzi che esplodono in mille parti. Anche tu sei arrivato dalla parte sbagliata. Lancia granate a ore 9. Razzi granate li chiamavano ancora. Che mi sta facendo venire la nostalgia a giocare. Ok, mi sa che siamo arrivati. Questo dovrebbe essere il villaggio. Un villaggio di destinazione. Veicolo nemico a ore 9. E questo è il deposito d'arrivo, con tutta la gente che attende i rifornimenti umanitari, giustamente, che grazie al nostro aiuto sono potuti arrivare sani e salvi. Comando, qui testa del convoglio. Abbiamo raggiunto Quarry e iniziato la distribuzione di cibo. Ricevuto, testa del convoglio. Olè. Qua c'è la musica che ho tolto perché comando, per evitare il copyright. Test 3, rientriamo alla base. E questo è Delta Force Black Hawk Down. 146 su 146, perdite alleati 2, perdite civili 1, salvataggi utilizzati 1, prendere invio. Bene, lo trovate sul sito, sullo store dell'FX Interactive se vi interessa, ma ovviamente penso che a questo tempi ci sia qualcos'altro da giocare. Io mi sono tolto uno sfizio perché volevo portarvelo. Ci vediamo alla prossima puntata di giochi singoli oppure un'altra mia serie. Ciao! Perché devo finire sempre con ciao? Non posso inventarmi un saluto nuovo. Vabbè, dai, alla prossima raga, ci vediamo.